Nel 1991 un professore conferma che il suo esperimento di ibernazione è un successo, dopo aver risvegliato uno scimpanzé ibernato per 6 mesi. Il passo successivo è quello di sperimentare sugli esseri umani, così Albert e Max si offrono volontari. Albert è un biologo che vuole partecipare ai progressi dell'umanità, mentre Max vuole un po' di avventura e passare un po' di tempo lontano dalla moglie e dalla figlia, che sono furiose con lui per averla abbandonata. Durante la conferenza stampa, il professore spiega che i due saranno ibernati per 3 anni e che potrebbero esserci dei rischi poiché il corpo umano è diverso da quello degli scimpanzé. Quando vengono portati nelle capsule di ibernazione, portano di nascosto alcune sigarette e una fiaschetta prima di addormentarsi. Anni dopo, Max e Albert si risvegliano e vengono portati in una strana stanza bianca da un gruppo di donne che portano anche la colazione. Il cibo è così duro da non poter essere morso. Così una delle donne insegna loro che in realtà si tratta di contenitori con una pasta che imita il cibo all'interno. I ragazzi si lamentano della mancanza di sapore, ma danno la colpa ad un effetto collaterale dell'ibernazione. Poi Max tira fuori le sigarette e la fiaschetta, condividendole con Albert come se fosse un piccolo dessert. Tuttavia il fumo fa scattare immediatamente l'allarme e le donne si precipitano a spegnerlo coprendole con la schiuma. In seguito, una dottoressa e la sua assistente Lamia vengono a controllare i ragazzi, che continuano a chiedere del professore. Le donne spiegano che il professore non esiste e che i suoi esperimenti sono stati abbandonati perché il mondo ha vissuto una nuova guerra. Max e Albert sono molto confusi, così le donne finalmente condividono i dettagli, ossia hanno dormito per 53 anni, il che significa che ora è l'anno 2044. Come se non bastasse, la guerra ha spazzato via tutti gli uomini, quindi Albert e Max sono gli unici rimasti. Confusi e spaventati, cercano di scappare, ma la porta li fulmina e li stordisce. Quando si risvegliano, Albert conclude che questa deve essere la seconda fase dell'esperimento e che stanno testando le loro reazioni ad uno shock psicologico. Max ancora non riesce a credere come non ci siano più uomini e si chiede come si riproducano le donne. Dato che Lamia li tiene d'occhio, lo sente e spiega che si riproducono per partenogenesi, una vera e propria forma di riproduzione asessuata che non richiede la fecondazione ed è presente in molti animali. In quel momento un'altra donna appartenente alla fazione Genetics entra nella postazione di Lamia e mette in disordine le sue cose, dicendo che è un peccato che Lamia abbia lasciato Genetics per unirsi alla fazione Archeo. Prima di andarsene, la donna fa notare che sarebbe meglio consegnare i ragazzi a Genetics. Qualche tempo dopo, la TV nella stanza di Albert e Max viene accesa e appare una ragazza che parla della partenogenesi. Così Albert deve spiegare a Max che i bambini vengono creati in provetta. Lamia afferma che il loro metodo di procreazione è perfetto, ma Max le accusa di fare il lavaggio del cervello ai bambini. Quella sera, i due pensano agli anni di vita che si sono persi e alla scomparsa della loro famiglia e dei loro amici. Giurando che non si congeleranno mai più, si confortano a vicenda e finiscono le ultime gocce di alcol. Più tardi, mentre guardano la TV, Max fa notare che se fanno le cose per bene, questo posto potrebbe diventare un paradiso per loro. Ma Albert lo rimprovera di pensare con un'altra testa in una situazione così grave. In quel momento Lamia viene a controllare il loro stato di salute e Max risponde con una battuta civettola che Lamia non capisce. Poi chiede se possono fare una passeggiata insieme o addirittura ballare mentre si avvicina a Lamia, rubandole un bacio. Lamia va su tutte le furie e lo butta subito a terra prima di andarsene. Lei si rende conto che non riesce a smettere di pensare a quel bacio e che qualcosa si è risvegliato in lei. Alla fine i ragazzi possono lasciare la stanza e vengono portati al biosantuario, dove trovano animali imbalsamati vittime delle radiazioni. Trovano anche un albero con 2 piccole mele e le mangiano. In quel momento vengono avvicinati da Sua Eccellenza, il leader di questa società. Quando chiede l'età degli uomini, Emma, membro della Genetics, spiega che gli uomini hanno tecnicamente 86 anni, ma a causa dell'ibernazione non sono invecchiati. Max si avvicina per presentarsi correttamente, ma le guardie pensano che stia per aggredirla e lo buttano a terra. Sua Eccellenza dice alle guardie di lasciare andare Max e insegna agli uomini un po' di storia. È stato il professore a diventare la bomba M, una sostanza chimica che avrebbe dovuto paralizzare temporaneamente i geni maschili per fermare la guerra, ma alla fine li ha cancellati. Max fa notare che ora lui e Albert possono occuparsi della riproduzione, ma nessuna delle donne è interessata. Sua Eccellenza indica l'albero e spiega che simboleggia la storia di Adamo ed Eva, in modo che le donne si ricordino di non perdere il paradiso. Poi si accorge che mancano le mele e ordina furiosamente alle guardie di imprigionare gli uomini. In seguito Albert dice a Max che dovrebbero fuggire, teorizzando che fuori ci deve essere un posto migliore. Nel frattempo Lamia continua a pensare al bacio e va a trovare l'anziana, l'unica persona che si ricorda ancora del vecchio mondo. Lamia le dà un barattolo di marmellata di fragole per convincerla a parlare, e l'anziana
Montana racconta la storia sul ruolo degli uomini nella società di un tempo. Lamia non può fare a meno di ammettere che c'è qualcosa di affascinante in Max e Albert, facendo notare all'anziana che Lamia si sta innamorando. Poi l'anziana chiede cosa succederà ai ragazzi, e Lamia spiega che saranno naturalizzati, ossia operati per diventare donne. L'anziana si arrabbia e dice che per loro è peggio della morte, ricordando che avere uomini è l'ultima possibilità per far tornare le cose alla normalità. Qualche tempo dopo, Max e Albert vengono sorpresi a spiare una classe che sta facendo il lavaggio del cervello alle donne con bugie sul passato. Lamia chiede loro di firmare un modulo per autorizzare la naturalizzazione, ma gli uomini rifiutano. Albert fa anche presente che non collaborerà se non verrà concessa loro la libertà. Quando Lamia se ne va, il soffitto si apre improvvisamente e gli uomini scoprono un'enorme assemblea di donne che le osserva. Inizia una discussione per decidere il futuro degli uomini, ma invece di un processo, diventa una lite tra le fazioni di Genetics e Archeo. Archeo vuole costringere gli uomini a sottoporsi all'intervento, mentre Genetics vuole ucciderli e fare esperimenti su di loro. Mentre le donne votano, Max e Albert escogitano un piano per fuggire. Iniziano a baciare le guardie e il mix di shock e ormoni le fa svenire. Quando Archeo e la sua idea di chirurgia vincono per un solo voto, sono già spariti. Si aggirano per l'edificio, baciando tutte le donne che cercano di fermarli per farle svenire. Alla fine trovano un ascensore e lo usano per visitare diversi piani, dove trovano una cosa strana dopo l'altra. Quando raggiungono un'area sotterranea, scoprono un pozzo minerario e alcuni oggetti sul pavimento, come uno stivale, una bottiglia di alcol e un giornale del 1993, che parla dell'inizio della guerra. In quel momento la squadra di sicurezza li trova. Così il duo scappa e fugge attraverso uno scivolo. Atterrano quindi in un'area abbandonata dove gli anarchici vivono lontano dal regime oppressivo, il che permette a loro di godere di cose proibite come la musica, il ballo e cose sporche. Max e Albert guardano stupidamente due persone che si baciano e vengono catturati dai ribelli, che pensano che siano spie del governo, ma nello stesso momento la squadra di sicurezza si presenta e attacca. Si scatena il caos. I ribelli si fanno prendere dal panico e le guardie non sanno chi arrestare per primo, permettendo agli uomini di fuggire. Nel caos, gli uomini si dividono, ma fortunatamente si ritrovano nell'ascensore, per poi essere scoperti da Lamia. La donna si offre di accompagnarli a vedere all'esterno, ma Max è sospettoso. Albert gli ricorda che questa è la loro unica possibilità, così accettano di seguirla in una strana stanza con un periscopio. Quando gli uomini lo guardano, si scopre che le donne hanno vissuto sottoterra perché fuori è tutto buio. È sterile e non c'è nemmeno la possibilità che presto migliori. Il loro sistema rivela almeno 300 unità di radiazioni come effetto collaterale della bomba M, il che significa che non possono uscire. Tuttavia Max ed Albert preferiscono rischiare piuttosto che vivere lì. Lamia è delusa dal fatto che non vogliono collaborare e dice che deve essere una lavoratrice leale, quindi avvisa la sicurezza e presto gli uomini vengono catturati di nuovo. Emma e un'altra donna si congratulano con Lamia per il suo piano astuto e le danno una spilla che rappresenta una promozione, ma Lamia non si sente felice o orgogliosa. Poi a Lamia viene chiesto di consegnare tutti i dati che ha raccolto sugli uomini, perché la Genetics si occuperà del suo lavoro, dato che il tentativo di fuga degli uomini li ha contrassegnati come pericolosi. Una Lamia furiosa cerca di opporsi perché sta lavorando ad una tesi di laurea sugli uomini, ma Emma la prende in giro dicendo che dovranno prendere anche quella. Sconvolta, Lamia la getta via. Nel frattempo Albert e Max vengono preparati per la procedura. I loro organi saranno dati alle donne anziane, mentre il resto dei loro corpi sarà sintetizzato per ottenere nuove sostanze nutritive, perché al giorno d'oggi mancano le fonti proteiche. Con grande sorpresa di Max, uno dei chirurghi è sua figlia, ormai anziana, e è arrabbiata con il padre per averla abbandonata. Prima che l'intervento possa iniziare, Lamia si intrufola nella sala operatoria per vendicarsi della Genetics, sabotando l'operazione e aiutando gli uomini a fuggire. Il trio raggiunge l'ascensore, ma Albert sviene perché gli è stata iniettata l'anestesia. Si sveglia improvvisamente nel 1994 e trova il professore che gli dice che l'esperimento ha funzionato a meraviglia. Albert racconta di aver sognato un mondo senza uomini e Max dice di aver fatto lo stesso. Il professore dice che è impossibile e Albert si sveglia per ritrovarsi nell'ascensore con Max e Lamia. Lamia li porta nella sala del periscopio, dove minaccia le guardie e fa loro togliere le tute speciali. Dopo che i ragazzi hanno indossato le tute, Lamia prova ad usare il sistema per mandarli in superficie, ma una guardia dice che è necessaria una password che solo Sua Eccellenza conosce. Irritato, Max imprega ad alta voce e il computer interagisce perché quella parolaccia si rivela essere la password. In quel momento Lamia decide di andare con loro e indossa anche lei una tuta. Il trio si aggira con attenzione nella zona inquietante, fino a quando non si imbattono in una barriera, per poi rendersi conto che è fatta di tessuto. Con un coltello la tagliano e la attraversano, scoprendo così la verità. Il mondo sta bene
e quello che hanno visto sul periscopio era una stanza inquietante con una terra desolata dipinta per fare il lavaggio del cervello. Il gruppo esplora la splendida natura e si gode la calda luce del sole, finché non si rendono conto che le tute stanno esaurendo l'ossigeno. Improvvisamente Max vede un uccello volare e si toglie la tuta, confermando che l'aria è buona. Quando anche gli altri si tolgono le tute, continuano ad avanzare e trovano un muro, che scavalcano per scoprire una bellissima casa. Si mettono subito comodi e prendono del cibo fresco dal frigorifero, che sorprende Lamia per il suo gusto sorprendente. Nel frattempo, nella base sotterranea, Emma si offre di correre il rischio e indossa la tuta per seguire il gruppo. Trova la casa e vede il trio, ma in quel momento sviene perché la tuta ha finito l'ossigeno. Albert la prende in braccio e la porta in casa per aiutarla a riprendere conoscenza. Quando si sveglia, Emma chiede di essere riportata alla base e inizia a lottare contro Albert per fuggire. Il loro momento li porta ad accendere accidentalmente la TV, che mostra una trasmissione ufficiale del governo che annuncia che Lamia ed Emma sono morte. Poi c'è un'intervista con un finto Max e Albert, che dicono di essere felici di essere donne ora. Questo dimostra ad Emma che il governo ha fatto il lavaggio del cervello, così accetta di rimanere con Albert, mentre Max porta Lamia in una camera da letto per poter finalmente fare cose sporche. Qualche tempo dopo, Max ed Albert sentono un rumore di ascensore in arrivo e si nascondono per guardare Sua Eccellenza entrare in casa, che si rivela essere la sua. Quando trova due bicchieri sporchi, apre l'armadio e vede Max, così cerca di scappare. Albert e Max le saltano subito addosso, ma nella lotta i vestiti si strappano e le protesi cadono. Con grande sorpresa Sua Eccellenza si rivela essere un uomo travestito. Spiega che aveva solo 4 anni quando la guerra finì e la Lega delle Donne prese il sopravvento. I pochi uomini rimasti furono sottoposti ad un intervento chirurgico, ma sua madre lo nascose per salvarlo. Quando è cresciuto, ha iniziato ad indossare un costume da donna e si è unito alla Lega, diventandone infine il leader. Le radiazioni non erano così forti come avevano previsto, ma era difficile cambiare ciò a cui era abituata la folla, a cui era stato fatto il lavaggio del cervello. Albert e Max propongono un accordo: manterranno segreta la vera identità di questo tizio e in cambio lui li lascerà vivere in pace con Lamia ed Emma. Sua Eccellenza accetta, ammettendo di avere paura delle donne. Qualche tempo dopo, Max ed Albert tornano di nascosto nella base sotterranea travestiti da operatrici di laboratorio. Aggiungono il loro seme alle fiasche del centro di incubazione, sperando di cambiare il futuro. 9 mesi dopo, un'infermiera avvolge un neonato nelle coperte e urla quando scopre un bambino. Se il video ti è piaciuto, iscriviti, commenta e lascia un like. Grazie per aver guardato.